C'era una volta una città stupenda, con i suoi monumenti, con i suoi luoghi simbol, con il suo corso che immaginariamente e visivamente univa il Gran Sasso al Sirente, con la sua vita lieve. Poi arrivò il terremoto e distrusse tutto, causando anche la diaspora del suo popolo tramortito, ma non ucciso. Venne il tempo della ricostruzione che iniziò lentamente e provocatoriamente. La storia non finisce così, non ancora almeno. La favola non è chiusa e ha ancora parecchie pagine bianche, devono essere scritti diversi capitoli prima della parola fine. Il quarto anno, da quel 6 aprile 2009 però, ha impresso una svolta decisa, è stato l'anno dei cambiamenti. Dalla gestione commissariale alla gestione degli enti, la riapertura in centro storico di istituzioni importanti, la conclusione di tre inchieste simbolo sui crolli, Commissione Grandi Rischi, Conflitto Nazionale, Casa dello Studente. Nel centro storico, prima zona rossa vietata dai militari, ora dalle palizzate dei cantieri, le tante gru annunciano che qualcosa si sta muovendo. C'è voglia di tornare a vivere, i giovani più di tutti vogliono stare in quel centro ancora ferito a morte e lo animano con le loro risate, i loro balli, anche i loro eccessi che scatenano proteste come avveniva prima della notte del 6 aprile. Aquilani che pervicacemente sono rimasti per ricostruire insieme, partendo magari dalla movida dei giovani, come Alto Piccinini del Nero Caffè. Noi siamo ormai una sorta di istituzione fra i giovani, siamo il Nero Caffè, un locale che a giugno vive la sua quarta stagione consecutiva in centro storico, quando tutti pensavano che magari non ce l'avremmo fatta, noi ce l'abbiamo fatta. E è un locale che ha voluto far conoscere l'Aquila anche fuori, quindi abbiamo portato il nome dell'Aquila in Abruzzo, l'abbiamo portato fuori anche toccando bei livelli. Abbiamo fatto delle cose molto importanti, tipo la collaborazione con l'Hollywood di Milano. L'Aquila è una città che in questo momento sta vivendo dei gravi problemi proprio dettati da quello che è successo 4 anni fa, ma sono convinto che si possa fare ancora tanto, si deve fare ancora tanto e va fatto perché è una città che lo merita e ci auguriamo tutti, insomma, che la nuova stagione porti finalmente una svolta, e quindi questa svolta chiamata ricostruzione. Altri aquilani che cercano un'alternativa perché la vita qui è difficile, complicata, impervia e la politica non ti aiuta e allora, un po' come gli emigranti di tanti anni fa, partono per trovare l'America, non più con la valigia di cartone, bensì con la valigetta della professionalità e dell'innovazione, come Michele Morelli del Gran Caffè dell'Aquila. Abbiamo deciso di andare via dall'Aquila perché innanzitutto ci stavo aspettando un'ottima opportunità e diciamo, siamo stati contattati da un ristoratore statunitense, un ristoratore americano, e ha apprezzato in modo importante, diciamo, il nostro modo di, la nostra filosofia di lavoro e da qui, niente, come si dice, il treno passa una volta solo, quindi stiamo cercando di prenderlo a volo. In più praticamente diciamo, l'andar via è anche legato al fatto che quella famosa opportunità che si diceva il terremoto all'Aquila poteva e doveva essere una grande opportunità di rinascita, di crescita e anche a livello soprattutto economico, secondo me è più che svanita è scomparsa, grazie anche secondo me alla mala gestione del dopo protezione civile, quindi da parte di tutti, dalla regione, dal comune, sottolineo, e niente, anche purtroppo dagli aquilani, forse in primis dagli aquilani, prima che dalla regione e dal comune, dagli aquilani praticamente che hanno i primi sciacalli, secondo me, di questo terremoto. Attualmente la popolazione assistita dallo Stato ammonta a oltre 22.000 persone, di cui circa 12.000 nel progetto case antisismiche e quasi 2.700 nei progetti MAP. A questi si aggiungono quasi 6.700 con contributo di autonoma sistemazione. Negli alberghi in Abruzzo restano poco più di 140 persone. Le pratiche di ricostruzione per le sole case classificate con esito di agibilità E, depositate entro il 31 agosto dello scorso anno e ancora all'esame della filiera, sono circa 3.000 per un impegno di spesa che si aggira sul miliardo di euro.
senza considerare che la filiera medesima oramai è quasi del tutto sfilacciata. Reluis ha praticamente terminato il suo apporto per la valutazione tecnica. Cineas, deputata al controllo economico dei progetti, lo farà molto presto. Situazione che aumenta il livello di confusione e dunque di paralisi di tutto il percorso della ricostruzione. Sempre per l'immobile E, le pratiche prodotte dopo il 31 agosto 2012 sono 1.400 per una spesa complessiva di 818 milioni di euro. Quelle relative agli edifici vincolati, che passano dunque all'esame della Soprintendenza ai Monumenti, sono 66, con un onere finanziario di 420 milioni di euro. A tutto questo vanno aggiunte le 150 pratiche che in teoria sarebbero già pronte, ma che il Comune non può pubblicare per assenza di soldi, 136 milioni di euro, e le 2.200 pratiche riguardanti lavori già avviati, ma per i quali, proprio perché la cassa è vuota, è stato possibile pagare solo il primo stato di avanzamento dei lavori. Sommato tutto quanto, il fabbisogno della sola ricostruzione cosiddetta pesante, allo stato attuale, è pari a 2 miliardi e mezzo di euro. Va inoltre ricordato che i fondi deliberati dal CIPE ammontano a 985 milioni di euro, spalmati in 3 anni, 660 per l'anno in corso, 167 per il 2014 e 158 per il 2015. Meno del 10% delle case è stato ricostruito o si sta ricostruendo nella più totale sicurezza antisismica. Dei 296 progetti condominiali di sostituzione edilizia, ossia quelli che contemplano la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati con un indice di sicurezza sismica pari al 100%, 244 sono stati ammessi a contributo definitivo. In questo modo saranno ricostruite in modo davvero antisismico circa 2.000 unità abitative, a fronte delle 27.000 domande di contributo già presentate per le abitazioni di tutte le classificazioni di agibilità. Ciò porta a un'unica conclusione. La città non si sta ricostruendo e quel poco di ricostruzione che si sta realizzando è fatto male. Il sindaco Massimo Cialente proclama: in 5 anni vi restituirò la città, ma senza soldi non potrà. Chiede 1 miliardo all'anno, forse glielo daranno, forse no. E allora la vita degli aquilani è ancora appesa alla volontà del governo italiano. Ma fino a quando potranno resistere prima di dire basta? Perché purtroppo non tutti ancora, e chissà ancora per quanto, all'Aquila vissero felici e contenti.